and everyone. With the baby first piece. When nights see sunrise. When the world hugs the sea. When men recognize us. Freedom! 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 Buonasera, ben ritrovati a Universal Pleasure da Irene Benedetti e da Roberto Masini, caporedattore del Corriere Romagna. Buonasera. Stasera abbiamo un look tutto particolare. Adesso andiamo a presentare i nostri ospiti. Iniziamo subito qui alla mia sinistra con Francesco Basile, pugile professionista, ha detto anche Friends. Sì. Detto bene? Benissimo, no, perché se io benissimo. Sbaglio, se sbagliassi no, ad esempio si rischia, la S dalla Z qua col suo destro, magari sai, io adesso mi distanzo no, un po'. Vai. Buonasera. Accanto a Friends abbiamo Alberto Tasini, dottore commercialista e presidente dell'Accademia Pugilistica Valconca. Buonasera. Allora, andiamo subito sul nostro sportivo, il nostro Friends. Allora, come ti avvicini a questa passione? Quando nasce? Come ti sei avvicinato a questo sport? Buonasera a tutti. La passione nasce da tantissimo tempo fa. Da bambino? Ero ragazzino e sai quando invece magari d'inverno cosa facciamo? E quindi si dice vado in palestra, vado a muovermi un po', quasi casualmente con un ragazzo del paese che frequentava la palestra. Paese così perché tu sei di? Coreano. Ecco, siamo qui vicini infatti. Sì, con un ragazzino di coreano che andava su in palestra. Ah, io vado a fare il pugilato. Mi iscrissi quasi per gioco e ho scoperto un mondo. Questa prima iscrizione che tu feci dov'era? Cioè, era la palestra era, no, la palestra era sempre l'Accademia Pugilistica Valconca che era a Monte Colombo, che sono 10 km da Coreano. Allora andai su col motorino, tipo una leva, e ho scoperto un mondo. Ho scoperto un mondo nel senso che ho scoperto che questo era lo sport che mi piaceva tantissimo. Ti ha subito conquistato quindi? Ma subito, se tu hai iniziato non avevo la più pallida idea, ma nessuno mi ha fatto il pugilato certo. In casa mia. Mi ha subito conquistato. Avevi mai visto pugilato in TV? L'avevo visto, l'avevo visto, conoscevo dei pugili, però non era il mio sport in quel momento, ero molto ragazzino. Non eri rissoso? No, eri un po' rissoso, allora magari in quello sport hai trovato un po' il tuo sfogo. Ero agitatello quando ero ragazzino, agitatello. Sì. Perché se dici le bugie io ti conoscevo da bambino, sta attento. Era agitatello da bambino, però quello sport invece mi ha, da un certo punto di vista, mi ha calmato, perché mi ha dato comunque sia un certo tipo di educazione, mi ha insegnato il rispetto delle persone, soprattutto, e il rispetto dei ruoli e delle cose. Mi ha subito conquistato, avevo anche delle peculiarità che potevano sposarsi con questo sport, l'ho scoperto, non lo sapevo, e da lì sono partito. Lì, non mi sono più staccato. Quindi non è come tipo si può immaginare nell'immaginazione comune dire fai sport perché sei rissoso e magari rispetto non ce l'hai, vai a fare quello sport. Invece no, tu hai detto che ti hai insegnato. C'è proprio un processo contrario, ti educa, come ti insegna innanzitutto si fa tantissima fatica nel pugilato. Quindi quando fai fatica rispetti anche l'altro, quando vai sul ring sai che chi è davanti a te ha fatto la fatica che hai fatto te, ha sofferto quello che hai sofferto te, ha fatto fatica col peso perché stiamo molto attenti a allora, l'alimentazione. Infatti facciamo delle domande precise, non ci anticipare, ma quando è che hai capito che questa strada poteva diventare la strada di un professionista? Perché tu sei un professionista. L'ho capito, ti devo dire la verità, l'ho capito... Non ho pensato al professionismo, che potessi fare il pugile l'ho capito dopo poco, quasi subito. Non dico subito, cioè, tu dentro di te hai maturato la convinzione che lo sapevi. Dopo 4-5 combattimenti ho capito che... E chi ti seguiva l'aveva capito? Allora questo bisogna chiedergliela a lui, però penso di sì, che l'aveva intuito, l'avessi intuito, sì. Dai, no. Il pugilato, oggi come oggi, secondo te soffre la concorrenza degli altri sport da combattimento? Io vedo molti ragazzi che si avvicinano più alle altre discipline, dal full contact. Allora, gli sport da combattimento nel nostro paese, l'Italia, dove il calcio la fa da padrone, gli altri sport si ritagliano il loro spazio a seconda dei momenti, a seconda del personaggio, a seconda anche delle mode. Secondo me c'è stato un periodo 10 anni fa che ha anche sofferto un pochino di questa cosa, il pugilato. Adesso credo proprio di no.
Credo di no. Credo che riescano perché le due discipline viaggiano parallelamente e a volte si aiutano anche perché ci sono tanti professionisti nella kickboxing che per perfezionarsi vengono nelle palestre di pugilato per imparare il pugilato. E anche i pugili che passano nell'altro. Quello di meno. Quello di meno. Ma sentiamo se è vero dal presidente dell'Accademia. Perché? Casini, come nasce questa Accademia? Quando? Allora, l'Accademia Pugilistica Valconca nasce nel lontano 1989 nel comune di Montecolombo per l'iniziativa di Rico Maestri, Riccardo Maestri, però tutti noi lo conosciamo come Rico, e all'epoca con Don Tonino, il parroco appunto di Montecolombo. E lo saprete come eravate. Sì, 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 è perché tramite il prete faceva rigare dritti, riuscì a dare uno spazio a Rico per iniziare questa attività sportiva, che solo sportiva però non era e non è mai stata, nel senso che anche Don Tonino sicuramente ha capito fin dall'inizio che in Rico c'era non solo una grande passione per lo sport, ma anche proprio un intento nell'educare i giovani, nello stare vicino ai giovani, dare una casa per lo sport ai giovani che anche magari erano un po' per strada, un po' con qualche difficoltà, anche a tutti gli altri, ma soprattutto anche a loro, quindi lasciare le porte aperte a tutti e attraverso lo sport fatto in maniera molto seria, e poi perché poi con Rico lo sport e la box, la nobile arte si fa in maniera seria, non si sgarra per niente, e c'è anche una grande ambizione agonistica, che è giusto, però appunto c'è stata fin dall'inizio questo connubio tra agonismo, sport, ma sani valori e vicinanza ed educazione coi ragazzi, che è anche il motivo per cui a me mi ha tanto sempre appassionato. E quanti siete? Cioè, come innanzitutto è nata lì, nell'89 a Montecolombo, dopo c'è stata un'evoluzione, è cresciuta, ha avuto anche dei momenti difficili, perché negli anni le associazioni come la nostra, che vivono di volontariato, comunque fanno fatica. Abbiamo avuto degli anni in cui non avevamo una sede, la palestra ha dovuto sobbarcarsi diversi traslochi, quindi dei momenti difficili. Alla fine adesso nel 2012 siamo arrivati a Morciano di Romagna, che ci ha dato lo spazio, col comune abbiamo trovato appunto uno spazio che ci permette di avere finalmente una base dove poter fare anche programmazione, fare questo che è il nostro intento appunto attraverso questa associazione. Oggi contiamo circa un centinaio di associati, la nostra è un'associazione. Adesso faccio vedere la vostra maglietta che ci avete regalato. Ce l'ho io qui. Sì. Qui. Allora, non vediamo l'ora di vedertela indossare, quindi. Dopo la indosso. Questo è il nostro logo storico che ci accompagna da sempre. Rosso, ti abbiamo regalato il rosso perché è l'angolo rosso, è l'angolo di casa. E quindi ti consideriamo una casa. Io sono molto onorata. E poi volevo chiedere anche un'altra cosa. Sì. Qual è l'età giusta, se c'è un'età giusta, in cui i ragazzini si possono avvicinare a questa disciplina? Allora, oggi l'età giusta. E possiamo partire veramente da molto presto, perché c'è stato anche uno sviluppo nella box, anche con l'attenzione della Federazione Pugilistica Italiana che c'è dietro, collegata col CONI, e nel anche formare i tecnici. Noi abbiamo dei ragazzi che all'interno proprio sono dati, a parte che Rico è comunque supervisore di tutto, però abbiamo anche dei ragazzi che seguono proprio i ragazzini. Per dirvi, abbiamo dei corsi che partono dai 6 anni. Piccolissimi. Sì, piccolissimi, veramente, e sono veramente bellissimi. Però ecco, ai 6 anni però non si fanno già combattimenti. No, no, assolutamente. Non c'è contatto. Insegnare la tecnica. È uno sport gioco fatto in gruppo, volto a migliorare l'attività di gruppo, l'attività sportiva, il coordinamento dei ragazzi, e poi da lì si va avanti, chiaramente non c'è contatto, però è veramente. Sono dei corsi molto belli che appassionano tantissimo bambini, ecco, e bambine. E a che età puoi dare il primo cazzotto in faccia, anche se col bottone, al tuo compagno sul ring? Sul ring puoi cominciare a diventare agonistica, sempre comunque nei dilettanti, e a 13 anni, dove si può fare la scelta appunto di passare a fare il primo combattimento da dilettanti nella box vera, quella che proprio conta, con i 3 round da 2 minuti inizialmente, con tutto proprio l'ufficialità del caso. E invece l'affluenza di ragazze? L'affluenza di ragazze è in grande crescita negli ultimi anni, ci fa molto piacere. E, attualmente abbiamo avuto nell'ultima riunione l'esordio di una ragazzina, Alessia, che è andato molto bene, e già prima abbiamo già avuto nella nostra palestra, abbiamo Ivano, un'altra ragazza, e anche nell'età giovane abbiamo veramente riscontrato negli ultimi anni un aumento dell'affluenza delle ragazze. Questo ci fa molto piacere, perché finalmente possiamo dirlo, è sdoganato che il concetto che la box sia solo uno sport maschile, ma invece non è così,
è uno sport anche femminile, abbiamo una rappresentazione anche a livello nazionale, al di fuori della nostra associazione importante in Italia, siamo contenti di questo, insomma, e noi lo stiamo vivendo anche nella nostra associazione. Ecco, scherzavamo anche con Francesco quando dicevamo prima di essere rissosi da piccoli o dare il cazzotto al compagno di classe, così. Però sicuramente tra tutti i ragazzini che si avvicinano alla box ci sarà qualcuno che viene apposta con un temperamento un po' troppo forte, un po' per... Sì, decisamente può capitare, perché può capitare il ragazzino in effetti un pochettino già un po' bullo che pensa di venire da noi per affinare le proprie capacità. Ecco, questo mi fa molto piacere perché noi lavoriamo tanto, oltre che a livello sportivo, anche a livello etico, e chiediamo una condotta ai nostri ragazzi sia dentro la palestra ma anche fuori, di rispetto, e noi smorziamo subito quell'aspetto lì. A partire da dentro la palestra, ma anche se poi siamo molto attenti anche ai comportamenti esterni. Fuori, esterni, e noi scendiamo anche in campo, cioè li seguiamo i nostri ragazzi, e assolutamente se un pugile è bravo, però se continua su quella strada lì che tu hai, che ci avete, cerchiamo di stargli vicino, di... Cioè, di farti capire che sì, in modo molto... si dimensiona un attimo, se no comunque va a pregiudicare anche quello che sarà. Assolutamente, quello lì è un aspetto fondamentale, perché io penso che in tutti gli sport da combattimento questo sia una cosa da tenere sempre in debita considerazione, perché questo che voi dite sicuramente può capitare ed è giusto. Noi per fortuna abbiamo il nostro esempio di Rico, che ha sempre dato questa connotazione anche molto sociale e molto educativa a quello che facciamo tutti insieme poi nella nostra associazione. E siamo fieri di questo, insomma. Torniamo su Friends. Allora, sì. Io ti ho interrotto prima, non so bene la tua carriera perché non te l'ho fatta mica dire. Riprendiamo un attimo i tuoi traguardi, quali sono stati. Ho fatto tantine un po'. Sei arrivato a capire che potevi diventare un professionista. Poi diciamo un attimo quali sono state le tappe. Sì, non ho... Ah, qui abbiamo anche le foto, intanto. Qui dove sei, ad esempio? Guarda le foto, guarda ad esempio. Qui siamo in Marche, siamo in Marche, per un match internazionale. Va bene, allora, quindi raccontaci bene allora, quali sono stati i tuoi sviluppi, i tuoi successi? Sì. Io ho cominciato a fare il pugilato, come ripeto, ho fatto il primo combattimento, avevo sui 16 anni. Chiaramente ero da sgrezzare dal punto di vista tecnico all'inizio. Andavo sgrezzare, quindi dovevi raffinare la tecnica, sì. Giusto in gergo? Sì, Cioè, si dice sgrezzare, voglio capire, perché sto imparando il linguaggio calcistico, voglio parlare di quello. Si può anche dire. Soprattutto se lo dice lui, secondo me, non siamo sempre... lui è pericoloso contraddirlo. Quindi dovevi sgrezzare, ma andiamo avanti. No, detto questo, ho cominciato a fare i primi combattimenti, le cose andavano discretamente bene. E lì ci mettevo 16 anni, anche una convocazione nella nazionale giovanile, nell'under 16, dove mi trovai bene, fu un bel traguardo. Fatto questo, ho continuato, ho fatto diverse volte i campionati, le fasi regionali dei campionati che sono quasi sempre, praticamente sempre andate bene. Sì. Siamo riusciti a vincere il campionato regionale, poi all'epoca si faceva il campionato interregionale, ovvero l'Italia veniva divisa in 4 regioni, il campione di ogni 4 regioni, poi si facevano le semifinali e le finali. Ho vinto gli interregionali, sono andato alle finali, sono riuscito a fare medaglia di bronzo, una volta medaglia d'argento agli italiani. Tutto questo è la famiglia, parentesi, come tranquilla? I miei? Guarda, mio padre quando ero ragazzino mi seguiva, mia madre non è mai venuta. Mamma fa un po' fatica. Mio padre mi seguiva, da professionista fa un po' di meno, gli si ammucchia un po' di più, diciamo come si dice in Romagna. E allora un po' di meno, però da dilettante mi ha seguito anche quando andavo fuori, giravo l'Italia. Dopo ho deciso di passare professionista, e dove tra l'altro ho fatto il debutto a casa mia, a Coriano, io sono di Coriano, che anno era? Nel 2009, 7 anni fa, sì. Quindi chissà che calore. Sì, no? È stato bellissimo, c'erano anche delle cose. L'hai vinto o l'hai perso? Ho vinto il combattimento, è stato bello, forse uno dei ricordi più belli da professionista, perché dai, c'erano striscioni, bandieroni, la gente, era come stare al bar sul ring. Tutto Coriano era diventato fans. Non solo Coriano, c'erano... Tutto il circondario. Siamo andati avanti, abbiamo scalato un po' le classifiche, qualche piccolo passaggio a vuoto l'abbiamo avuto, perché ti fanno crescere anche quelli. Siamo stati in Montenegro a fare il Mediterraneo della WBC contro un pugile molto molto forte in Montenegro a Bar.
E poi siamo rientrati, abbiamo ricominciato a combattere qui, a riscalare la classifica per vedere di fare qualche cosa di altrettanto importante, speriamo. Attualmente quindi che cosa? Qual è il tuo obiettivo? Allora, attualmente abbiamo combattuto 3 mesi fa, 4 mesi fa, non ricordo. Attualmente il mio obiettivo è risalire la classifica, vorrei fare e avere un'opportunità per fare un titolo italiano pro. Bene. E quello è il pensiero che e ho. E quando ce l'avresti eventualmente? No, se non sei in preparazione adesso? Sì, noi abbiamo un professionista deve tenere sempre una condizione quando c'è il match, quei 2 mesi prepara il combattimento alzando i ritmi di lavoro. E adesso siamo in collegamento anche col manager per riuscire di vedere la tua sconfitta che più ti brucia, noi siamo curiosi, non possiamo solo dire cose belle. Oddio, che più mi brucia, anche se più di una, le sconfitte mi bruciano tutte. Non sei sportivo fin fondo. No, non le mando giù, cioè nel senso che cosa succede, ti in casa non rivolgi più la parola a nessuno, l'amorosa, la moglie, anzi neanche lei. Allora, col tempo le ho imparate a metabolizzare in modo diverso. Io quando perdo un combattimento di acchitto, di spinta, mi prendo tutte le responsabilità. Che colpa mia, tutta colpa tua. È troppo così, dai. Forse dopo magari con calma cerco di ragionare, capisco cosa è andato, cosa non è andato. Però non ce n'è una in particolare, ho perso tantissimo fortunatamente, allora probabilmente tutte quelle le volte che ho perso ho cercato di capire dove ho sbagliato, però ho cercato di pensarci poco. Allora noi facciamoci pensare troppo adesso. Vorrei invece parlare delle vittorie dell'Accademia. Sì, aspetta un attimo, la più bella che hai avuto è quella di Coriano, la sentenziamo? Il match vittoria. Da professionista dici? Sì. No, come difficoltà di combattimento no, c'è stato un combattimento che si chiama contro Ben Galid, che era un francese, un pugile molto quotato, che in Italia non aveva combattuto con nessuno perché non ci voleva. E abbiamo fatto, penso che sia stato il più bel combattimento da professionista. Quello è stato, credo che sia stato il match più bello, che ricordo con più piacere. Quello di Coriano, indipendentemente dal match, ha un discorso di contorno che era a casa mia. Era più tutto il clima, il calore che c'era. Vai, torniamo. No, io volevo parlare appunto delle vittorie anche dell'Accademia, perché l'Accademia nel 2005 ha fatto una grande vittoria in Zambia, se non sbaglio. Cioè, avete costruito una scuola. Sì, questa è forse, diciamo, il risultato più importante nell'ambito sociale che la nostra associazione è riuscita a raggiungere nell'arco della sua storia. C'è stato un punto nel 2005 in Zambia, attraverso la collaborazione anche appunto con l'associazione We for Zambia e altre anche, diciamo, sono state coinvolte una scuola. E c'è stato tutto un lavoro preparatorio di raccolta di fondi, fatto qui a livello locale, veicolato attraverso la nostra associazione. E poi è stato proprio, sono stati utilizzati questi fondi per la costruzione di una scuola in Zambia che può ospitare fino a 350 bambini. Ma la cosa bella e caratterizzante è stata proprio che Rico, io in quegli anni lì non c'ero, però mi fa piacere proprio dirlo, Rico con i ragazzi proprio della palestra sono andati giù, prima hanno mandato giù i fondi per comprare il materiale necessario e poi sono stati giù oltre un mese lì a costruire mattone su mattone. Vuol dire che hanno proprio costruito la scuola e venendo via l'hanno lasciata lì. E penso che sia una cosa davvero, davvero, davvero bellissima. Io spero che adesso mi trovo a essere il presidente di questa associazione, sarebbe veramente un obiettivo rifare una cosa di pari livello, forse sarà impossibile, ma è davvero uno stimolo grandissimo sapere che non bisogna darsi no, infatti, no, no, mai infatti, dire mai. Però devo dire che davvero quello che è stato fatto è un grosso stimolo, è un grosso orgoglio. Insomma, però l'impegno nel sociale sta continuando, perché l'impegno sociale non ci ha mai abbandonato, noi lo portiamo sempre avanti. Questo è un progetto bellissimo appunto del 2005. Adesso tuttora siamo impegnati, in particolare abbiamo già ottenuto il patrocinio dal Comune di Morciano per un progetto contro il bullismo. Come si svilupperà? Si svilupperà in concerto, noi siamo proprio gli autori, è stata la nostra iniziativa e vorremmo farlo in maniera più condivisa possibile con tutte le parti sociali
che si trovano sul territorio inizialmente di Morciano, che hanno contatti con i ragazzi a partire dalle scuole, certo, a partire dalle altre associazioni sportive, coinvolgendo la parrocchia, coinvolgendo anche le forze dell'ordine, perché ci sia un rapporto collaborativo, non un rapporto di stacco, anche perché le forze dell'ordine sono lì per noi, anche loro hanno dei progetti e delle informazioni da dare ai ragazzi contro il bullismo, c'è la parte legale. E quindi c'è la parte che noi lì chiaramente non possiamo intervenire, è importantissima, svolta dagli psicologi, esatto, in contatto con i ragazzi, perché poi dobbiamo ricordarci che partono anche da età veramente, sono ragazzini e bambini veramente giovani, quindi va fatto con tutti i crismi, e noi siamo appunto promotori, stiamo cercando di sviluppare questo progetto perché ci sta il rapporto con i ragazzi, ci sta veramente a cuore. Ma è molto bello appunto che lo sport, tra virgolette, dei bulli sia poi in prima fila, sì, contro invece il bullismo, appunto. Ma che non è dei bulli. Non è dei no, bulli, no, nell'immaginario collettivo, torniamo a quel discorso di prima, che uno può pensare che il pugile è cattivo, sì, e picchia, invece no, trasmette valori di tutto. Io quelli che pensano così li invito tutti a fare un giro a sorpresa nella nostra palestra. Per vedere veramente. Io anzi, quindi siete amici, clima. Cioè queste persone che poi fanno anche gli scontri fra di loro riescono ad avere anche un rapporto di amicizia al di fuori. Guarda, io ho fatto, come dicevo prima, ho fatto 99 combattimenti tra professionismo e dilettantismo, non ho mai litigato con un mio avversario. E di combattimenti duri, duri, duri ce ne sono stati fino allo sfinimento. Ma c'è stato mai quell'incontro che magari c'è stata un'irregolarità e quindi te la leghi un pochino al dito? No, insomma, non dico che ci va a litigare, però di sicuro simpatia passa un po' da parte. È certo che lui che combatte, che penso in qualsiasi scontro sportivo, il tuo avversario non è che ti, in quel momento ti deve stare simpatico, lo devi rispettare. Esatto, sì, tanto. No, irregolarità succede, come in tutti gli sport può succedere, uno può fare apposta, può non farlo apposta, però nel pugilato ti posso garantire che il rispetto per l'altro è veramente alla base. Tant'è che, aggiungo una piccola cosa, alla fine di ogni riunione pugilistica, che così si chiamano le manifestazioni, si va a mangiare insieme, quindi quando è finito il tutto... Vi siete anche vicini? Non sempre, beh, quindi magari... come il terzo tempo del rugby, esatto, perfetto, sì, identica, esatto, cosa, stessa identica, quindi il terzo, sì, si va, si va a mangiare insieme, poi chiaramente non si parla del combattimento, si parla di altro. Sì, però voglio dire, l'animo interiore, cioè, se sei vinto vai con un certo spirito, sei perso vai con un altro spirito, però ci devi andare nella vittoria e nella sconfitta. Ma andresti a casa in quei momenti o ci vai comunque felice? Io sinceramente andrei a casa. Sono sincera. Guarda, quando perdo, non te lo dico dove andrei. Andrei in Oriente a stare. C'è una settimana che... Però ho detto, fa parte quello, anche questo di un allenamento mentale. Sì, dove devi starci. Sceso dal ring c'è parte quello mentale, quindi sei vinto tutto facile, sei perso ti metti alla prova. Però hai toccato un tasto delicato, perché hai detto si va a mangiare. Si va a mangiare perché è finito il combattimento. E prima. Parliamo di mangiare, esatto, di prima del combattimento. Prima si va a mangiare. Hai voluto glissare un po', invece vogliamo insistere su quello. Appunto, com'è la preparazione? No, la preparazione è particolare. Cioè, innanzitutto passare tutto l'anno devi stare attento, no? Sì, quello è, devi tenere uno stile di vita, infatti, comunque sia sano. No? Non è che puoi andare sabato a fare baldoria e a ubriacarti, non è proprio neanche il caso. Durante l'anno? No, il Capodanno. Capodanno, se non devi combattere. Esatto. Di lì a poco. Di, okay. Poi la preparazione vera e propria. La preparazione quando vera parte rispetto, allora, alla data dell'incontro? Più o meno un paio di mesi, due mesi prima, si entra praticamente nel programma, ovvero si accelerano, si fanno dei lavori di carico, dove tu all'inizio carichi un po' dal punto di vista fisico, poi si lavora sulla tecnica. Si lavora anche sullo studio dell'avversario e l'alimentazione. Torniamo all'alimentazione, che era il tasto, è un tasto un po' difficile per noi pugili, perché da professionista solitamente ci si pesa il giorno prima del combattimento, tu devi stare in un certo peso, quindi devi quotidianamente controllare il tuo peso. Fai conto che questo è il peso di un atleta, di uno che si allena tutti i giorni e che mangia in un certo modo, quindi sei sempre bilanciato, equilibratissimo. Quando sei un pelo su... come cambia l'alimentazione? L'alimentazione... Cosa che devi eliminare, invece cosa che devi intensificare nel mangiare? Quello succede sempre durante l'anno, chiaramente
i carboidrati e le proteine miscelate, ci va da uno, comunque sia da un nutrizionista, certo. Non ci si improvvisa, che ti dà dei dettami. I carboidrati e le proteine vanno miscelate. Ma sei autonomo, no? Sei stra esperto, no? sì, perché pur forza. Ma la dieta anche a me. Quindi. Ho avuto problemi col peso tante volte a controllarlo, anche perché anche i 500 grammi fanno la differenza. No, no, ci si alimenta in una certa maniera. Non si bevono alcolici, assolutamente. Mm-hmm. Si cerca di eliminare tutte quelle che sono un pochino le luvirie, le chiamiamo noi in Romagna, no? Sì, va bene, questo lo capisco. si va per un'alimentazione sana. Chiaramente quando tu fai fatica, comunque ti sei allenato la sera, torni a casa... Quindi la cena con la salsiccia e la piadina, no? No, la salsiccia e la piadina, no. Però okay. La carne, comunque sia, la carne magra, sì, tanta. Verdura, anche carne rossa in certi momenti, perché verdura. Tutto fisico... Le verdure in quantità frutta, frutta sì, non attaccatissime ai pasti. Perché? Diciamo una lezione anche un po' legata... Perché fermenta. Ah, sì? Perché fermenta, bravissima, non vi dà risposta. Non suggerire. Se no mi vera. Non suggerire. No, ha risposto soprattutto alla banana. No, sull'argomento frutta sai che non se può... Se viviamo più frutta, tu sai, non ve l'ho detto, lui, non so se ve l'ha detto quando si è presentato prima, è vegano, crudista... Crudano. Quindi non ce l'ha detto, però quindi è avverso. Ti mando lui la prossima volta, facciamo un esperimento. La prossima volta la nutrizione sarà vegana, crudista, sì. E vediamo se rende. Sì. Non vorrei dire spropositi, perché magari adesso chiamano qualche nutrizionista che ho detto che sproposito. No. Aspetta, facciamo un altro. No, cambiamo argomento un secondo. Se tu riguardassi indietro la tua carriera, hai qualche rimpianto? Quindi non sto parlando di una sconfitta, un rimpianto, quindi una scelta non fatta, una scelta sbagliata. Allora, il discorso è questo qui. Il rimpianto è bruttissimo averli, perché non bisognerebbe averli. È chiaro, diciamo che non voglio avere rimpianti, voglio guardare avanti, perché se guardi indietro non ti muovi più. È un problema. È chiaro che delle cose le cambierei. Perché ne stiamo parlando, però non ci voglio pensare. Perché se guardi indietro non vai avanti. Ma tuo figlio o tua figlia li manderesti in palestra fin da allora piccoli io per seguire? Ho una figlia che l'ho avuta giovanissimo, grande, avevo 22 anni, e via in palestra, si allena. È anche forte. Davvero? Quindi anche forte, gli piace, dai, sì, gli piace. È che lo fa a livello amatoriale, gli piace tantissimo però. Ma tra le tue varie ambizioni un giorno ci sarà anche quella di insegnare? Se non lo fai già, non lo so. Io sono di questa idea. L'insegnare devi toglierti, uno che fa il pugile deve insegnare quando non vuole, sai che tu non sei tu il protagonista comunque sia, perché uno che fa il pugile gli piace stare al centro dell'attenzione sul ring, no? È lui. Quindi quando tu hai buttato alle spalle la tua carriera, quando tu non ti senti più pugile e ti senti di dover dare agli altri, allora puoi insegnare, perché hai una grossa responsabilità. Insegnare è molto più complicato, perché non guardi te, badi gli altri, quindi hai una responsabilità. Sul ring conta di più la forza fisica o quella mentale? È mentale, no? Per tutta la vita, ma che in su dappertutto, la forza mentale è linfa per noi. Quindi di fronte anche a una persona che è tecnicamente perfetta e forte, l'avversario che fosse meno bravo tecnicamente, meno forte, però se meno forte fisica intendo, se però di testa, qui adesso vabbè... Si entra nella psicologia. Dico sempre che il combattimento tra due pugili non è un combattimento solamente tra due pugili, è uno scontro tra due caratteri. Quindi, bella questa. Quindi essendo uno scontro tra due caratteri, questo si riversa sul ring. Quindi il match si vince quasi all'inizio quando vi guardate negli occhi di fronte all'arbitro? No. Stiamo attenti, abbiamo già capito chi vince. Il match si vince o si perde, perché poi la vittoria e la sconfitta sono relative, hanno tante componenti anche esterne. Comunque il match si approccia bene prima dice. Quanto lo studi l'avversario? Poco. Il 4-5 con io... Studio quello che può essere consono alle mie caratteristiche. Un mancino? Hai studiato? I mancini sono fastidiosi, perché i mancini sono abituati a combattere con i guardia normale, invece io che sono un guardia normale non sono abituato a combattere con il mancino, quindi vedono tutto dall'altro lato.
hanno una prospettiva diversa, però si fa anche con quelli, non è un problema. Quante ore ti alleni? Io mi alleno la mattina. Quante volte alla settimana? Sempre, tutti i giorni. La domenica quando non sono sotto combattimento faccio riposo, se invece sono sotto combattimento la domenica mattina faccio anche un richiamo, uno scarico, quindi mi alleno anche la domenica. Volevo chiedere al presidente, prima che chiudessimo, tu sei mai salito sul ring? No. Non ti è mai venuta voglia di provare a praticare? No, io mi alleno. Quando ho conosciuto l'Accademia Pugilistica Valconca, quando era Storia Nuova, perché mi piaceva, ho la passione comunque dello sport, della box, però poi nel momento in cui magari poteva essere il momento di provare, sono andato all'università a Milano e... Ha cambiato solamente direzione. E quello mi ha portato a riprenderlo. Mi ha portato a tornare con la giacca. Va bene. Preso l'autostrada. Allora, sì. Siamo arrivati a conclusione, quindi dobbiamo salutare, guardiamo tutti quella telecamera là, ringraziamo i nostri ospiti, facciamo il nostro simbolo dell'associazione che vi ho insegnato prima, salutiamo facendo il simbolo del rispetto. Al prossimo lunedì, ciao! Ciao a tutti! Ciao!